Siamo qua di fronte al Convention Center di Los Angeles. L'E3 2016 ancora non è iniziato, ma in questi caldissimi giorni prefiera sono già arrivate alcune notizie importanti e anche qualche leak. Quindi, prima che aprano le porte della manifestazione più attesa dal popolo videoludico, siamo qua per raccontarvi le più succulente news nell'ambito dei videogame. Dunque, sicuramente la prima ad aprire le danze è Ubisoft, che con questo piccolo teaser trailer dedicato a For Honor praticamente ci ha annunciato dell'arrivo dei vichinghi. Dunque sicuramente possiamo aspettarci una grande presenza a questa conferenza del titolo For Honor. Sicuramente ci aspettiamo di vedere la campagna. Un'altra cosa molto interessante, addirittura direi a sorpresa, è CD Projekt Red. Infatti anche proprio venendo qua, camminando qui per venire qua alla venue, ci siamo accorti appunto di questo maxi murales / poster che ritraeva insomma tutti gli eroi di Witcher 3. Sicuramente possiamo aspettarci qualcosa inerente al Gwent? Molto probabilmente. D'accordo, fra le altre novità è importante citare, diciamo, la presentazione ufficiale della nuova espansione di Destiny. Bungie infatti ha fatto un live stream nei giorni scorsi per presentare Rise of Iron, questo maxi DLC che al pari di The Taken King arriverà il prossimo 20 settembre e estenderà l'esperienza di gioco. A livello quantitativo possiamo aspettarci un'espansione in linea con la precedente. Ci sarà un nuovo raid, nuove attività single player con una storia che dovrebbe essere, diciamo, un po' più d'ampio respiro. Non ci saranno nuovi nemici, ma una versione, diciamo, un po' modificata dei Fallen, dei caduti, che saranno appunto innestati con degli innesti cibernetici. Aspettiamo di vedere qualcosa di più sul palco probabilmente della conferenza Sony. Sempre fra gli annunci e le presentazioni prefiera, molto importante è stata quella di Deus Ex. Square Enix, che nel corso delle tre darà largo spazio alle produzioni orientali, ha voluto presentare il suo RPG più occidentale qualche giorno prima dell'apertura delle porte. Abbiamo trovato un gameplay in ottima forma, in linea, diciamo, con la varietà di approcci che già si respirava in Human Revolution. C'è anche un annuncio nuovo, che è l'arrivo di una modalità più arcade che si chiamerà Breach. È composta da missioni un po' più condensate in livelli molto brevi, in cui l'assillo del cronometro ci spingerà a migliorare le nostre prestazioni per scalare le classifiche online. Infine, fra le altre cose importanti da citare, c'è stata la conferma di Andrew House che PlayStation 4 Neo, la nuova console tanto rumoreggiata, è effettivamente in produzione. Attenzione però, PlayStation 4 Neo non si vedrà alle 3. Seguendo una strategia che secondo me è anche molto virtuosa, il colosso nipponico ha deciso di non portarla alla fiera, confermando che si tratterà di una console high-end pensata per un certo tipo di pubblico che vuole esperire, insomma, i video in 4K, che vuole magari utilizzarla con la VR per ottimizzare, avere, insomma, le prestazioni dei giochi ottimizzate, ma se ne parlerà più avanti. Quindi niente PlayStation 4 Neo qua a Los Angeles. Che altro, Tommaso? Ma ci sono un po' di news flash anche dal mondo dell'intrattenimento qui a Los Angeles. Partiamo da Vampyr. Un trailer è stato leakato nei giorni scorsi, ha fatto vedere qualcosa del gameplay. Ci troviamo di fronte a un action, ricordiamo che Vampyr è dei Dontnod Entertainment, quindi riprende qualcosa di Remember Me come combattimento. Ho visto anche qualcosina alla prototype, ci sono delle abilità speciali che lanciano degli spuntoni dal suolo e infilzano gli avversari. Molto carino, si è ambientato a Londra, saremo un medico che di giorno curerà i pazienti e di notte cercherà di divorarli, questa è la summa del gioco. Altre notizie flash riguardano Halo Wars 2, arriverà la beta il 13 giugno, quindi mentre noi siamo qua, voi da casa potrete giocarla nel caso abbiate l'accesso. Ci sono anche novità per Call of Duty Infinite Warfare, siamo stati a vedere poco fa la presentazione, sotto embargo fino martedì a mezzogiorno, dove troverete anteprima e video anteprima sulle pagine di everyeye.it. Hanno rivelato che il cattivone sarà il buon Jon Snow di Game of Thrones. Purtroppo durante la presentazione non l'hanno fatto vedere, quindi questa cosa la rimandiamo in futuro. Ci sono altre novità? Sì, ci sono altre novità, perché brutte però questa volta, perché Shenmue è stato annunciato che non sarà fatto vedere alle 3, non ci saranno video gameplay di Shenmue alle 3. Ce l'aspettavamo un pochino?
Beh, non lo so, è difficile, difficile, tu te lo lo volevi? Beh, sì, io lo volevo, però in effetti, insomma, lo sviluppo è ancora molto arretrato, quindi alla fine ci accontenteremo, magari speriamo di incontrarlo al prossimo TGS. Per ora è tutto, ci vediamo con Todd, Francesco e me domani, esatto, al solito live delle 5.